Belen incinta di Iannone? Per questo non presenterebbe il GF. Belen incinta di Iannone avrebbe dovuto rinunciare alla conduzione del Grande Fratello per concentrarsi sulla sua prossima maternità. È questa la teoria del settimanale Nuovo TV, che pubblica delle indiscrezioni non confermate di una delle vicende che hanno diviso l'opinione televisiva italiana, ovvero l'incarico di conduttrice del Grande Fratello a Barbara Palombelli. Belen incinta? Il sogno della showgirl, Belen non ha mai nascosto di desiderare altri figli oltre a Santiago. L'idea di una famiglia numerosa e molto unita infatti scorre nelle vene dei Rodriguez, che sono sempre pronti a sostenersi a vicenda, soprattutto nella gestione dei piccoli di casa. Moltissime fotografie pubblicate sui social dimostrano ad esempio che è l'intera famiglia a occuparsi amorevolmente di Santiago, soprattutto quando mamma Belen è fuori per lavoro. Dopo aver superato la crisi di questa estate, che aveva messo in dubbio la relazione con Andrea Iannone, Belen sembrerebbe ora più vicina che mai al bel pilota di motomondiale, tanto che sul profilo Instagram dell'Argentina è comparsa una fotografia di coppia con la didascalia Proteggimi. Il messaggio di Belen porterebbe quindi a far pensare che la showgirl si senta in un momento particolarmente vulnerabile della sua vita, e che abbia bisogno di tutto l'amore e di tutto il sostegno che il suo compagno può offrirle. Il pancino di Belen. In realtà le supposizioni di Nuovo TV non si basano soltanto sulla recente fotografia di Belen e di Andrea, si appoggia al contrario anche a quello che hanno visto i telespettatori recentemente, durante una delle ultime puntate di Tu si que vales, in cui il ventre della conduttrice, normalmente piatto e scolpito, è apparso stranamente tondeggiate. Già all'epoca qualcuno parlava di un bimbo in arrivo ma, naturalmente, non ci furono conferme né tantomeno smentite da parte di Belen o della sua famiglia. La rinuncia al Grande Fratello. Se Belen fosse davvero incinta potrebbe acquisire corpo l'ipotesi secondo cui la showgirl ha dovuto rifiutare l'incarico di condurre il Grande Fratello, che Mediaset le avrebbe senz'altro offerto. Infatti, al momento di cominciare la trasmissione, la gravidanza potrebbe essere già a uno stadio piuttosto avanzato. La teoria di Nuovo TV si scontra però sulle motivazioni circolate nelle ultime settimane in base alle quali Mediaset avrebbe ritenuto Belen ancora acerba e poco esperta per sostenere la pressione di un reality show in diretta in prima serata per un'intera stagione. Proprio la maggiore esperienza e l'affidabilità professionale di Barbara Palombelli avrebbero spinto la presentatrice di Forum tra i nomi favoriti per la prossima conduzione del reality show. Nel momento in cui avevano cominciato a circolare le voci su una sua possibile candidatura al timone del padre di tutti i reality, Barbara Palombelli aveva però negato assolutamente una simile possibilità. Da vera stacanovista la presentatrice era già in onda per un gran numero di ore settimanali senza contare gli impegni con il GF e quindi inizialmente non voleva nemmeno sentirne parlare. La gravidanza di Belen avrebbe potuto costringere Mediaset a insistere fino a ottenere il sì di Barbara Palombelli.